Preferisco parlare soprattutto dei dischi che ho fatto negli ultimi 31 anni. Voi siete là? Red Records. Red Records? Mi dai per favore. Di Milano. Sì. Ecco. Noi siamo questi qua, guarda bene, guardate bene. E questi sono i nostri dischi. Ma però i nostri dischi sono anche questi qua. E da quanti anni producete musica? 30. Abbiamo già 30 anni siete smancate, producete ottima musica, jazz, solo jazz o anche... Solo jazz. Solo jazz. Solo jazz moderno. Negli ultimi tempi abbiamo fatto anche il jazz sudamericano, dell'est Europa, sudafricano e anche europeo. Abbiamo registrato molti musicisti italiani, molti musicisti americani, alcuni di grande nome e altri assolutamente sconosciuti. Il fatto che siano sconosciuti non significa nulla, perché l'importante è che facciano una musica d'alto livello. Non tutti i musicisti famosi sono anche bravi, mentre invece ci sono molti musicisti poco conosciuti che sono altrettanto bravi e spesso molto più bravi di musicisti molto famosi. Questi dischi qui che voi vedete siete distribuiti a livello internazionale. Siamo distribuiti a livello internazionale e frequentiamo sia le fiere del libro, dalla fiera del libro di Torino alla fiera del libro di Chiari, sia i saloni, cioè le fiere di altissima fedeltà, di alta fedeltà, perché noi siamo anche gli audiofili, apprezzano molto il livello delle nostre registrazioni. Ecco, se lei dovesse consigliare qualche CD a un neofito, diciamo, del genere, cosa gli consiglierebbe? Dipende da avvicinarlo un po' a questo tipo di musica. Dipende da quali strumenti preferisce. Noi abbiamo registrato pianisti di eccellente livello, sassofonisti, trombettisti, abbiamo fatto dischi per il Giappone. Questo era un disco di un gruppo italiano, Flavio Montro e Fabrizio Bosso, registrato da me, che mi chiamo Sergio Veschi, e pubblicato da un'etichetta giapponese che si chiama Soundis, disco popolare in Giappone e piuttosto noto anche in Italia e in Francia. Ma ci sono anche altri, anche altri dischi, per esempio c'è Bobby Watson, questo è uno dei nostri best-seller. Bobby Watson. Sassofonista americano di colore, di Kansas City, che ha suonato per 5 anni con Art Deco e anche con Milton Marsalis. Questo è uno dei nostri best-seller, è stato giudicato miglior disco dell'anno dal Sunday Times. Oppure, sempre di Bobby Watson, c'è questo disco qua, Love Remains, che dalla Penguin Idol Jazz è considerato uno dei 100 dischi più importanti della storia del jazz ed è anche esposto al Museo di Storia del Jazz di Kansas City, Museo di Charlie Parker, Kansas City. E se uno volesse a Milano, avete anche un negozio a Milano? Non abbiamo un negozio, però basta andare nei negozi specializzati oppure telefonarci che potete prendere tutti i dischi che volete, solo su appuntamento però. Va bene, la ringrazio molto. Arrivederci.